iniziato a fare video per puro divertimento, ma fin dall'inizio ho capito la potenzialità che lo strumento video aveva in un mondo così digitalizzato. Oggi è il mezzo di comunicazione principale al mondo. Sempre più persone si stanno specializzando nel creare video, e questa è una cosa molto positiva per il movimento. Però, allo stesso tempo, viene richiesto sempre quel qualcosa in più per potersi differenziare. Creare video è alla portata di tutti, con gli strumenti che abbiamo a disposizione oggigiorno, ma creare video che generino reale valore rimane comunque un'attività che richiede tempo e qualità di pensiero. Oggi voglio parlarti di un aspetto molto importante, se sei un freelance o se sei una persona che si interfaccia con clienti, ed è quello, soprattutto con clienti nuovi, che è quello di identificare quali sono le loro esigenze. Mi è capitato durante il mio percorso da videomaker di soddisfare un sacco di clienti anche senza aver identificato a priori esattamente cosa volevano a livello di video, però qualche volta mi è anche capitato di dover rifare la post-produzione di un contenuto video, ad esempio, proprio perché non si era identificato in maniera chiara quelle che erano le esigenze di un cliente, un po' per mia inesperienza, un po' per superficialità nel apprezzare i contenuti che avevo già fatto per altre persone da parte del cliente. E quindi avere un confronto con il cliente con cui si collabora nella creazione del contenuto, andando a identificare con un alto grado di dettaglio quello che è poi il video finale, è un'attività fondamentale, soprattutto con clienti nuovi che non si conoscono, che non si sa esattamente di cosa hanno bisogno. Secondo me è un aspetto critico. E quindi oggi voglio andare ad analizzare quelli che per un videomaker sono gli aspetti principali da prendere in considerazione quando si va a definire un video per un cliente. Prima di iniziare però mi presento, sono Alberto Crupi, mi occupo della creazione di contenuti foto e video in ambito digitale. Negli ultimi anni ho collaborato con diversi brand, artisti, celebrity e amo intraprendere progetti digitali che hanno come obiettivo quello di raccontare in maniera autentica e interessante le storie delle persone con cui collaboro. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti a questo canale per non perderti i prossimi contenuti, e per quanto riguarda il video di oggi è pieno di valore, quindi mettiti comoda o comodo e buona visione. Innanzitutto bisogna capire qual è il mood e il messaggio che si vuole dare al video, quindi se è un video che deve essere allegro, se è un video che deve essere motivazionale, se è un video che deve essere corporate, se è un video che deve essere dinamico, un video lento. Questi sono tutti aspetti che bisogna prendere in considerazione prima con il cliente, facendo un confronto anche a livello di reference, quindi di progetti video che hai già fatto tu o che hai trovato online con delle ricerche, e confrontarsi con il cliente per capire in quale direzione andare. Il secondo aspetto è quello di identificare la struttura del contenuto, quindi durata, lunghezza, tipologia di transizioni che si vogliono, tipologia di script, se ci vuole uno script pre-prodotto, se ci sono delle diciamo un'idea di documentazione già che non si può preprodurre totalmente, ma abbiamo delle immagini che vogliamo assolutamente nel lavorato finito, se si vuole aggiungere un voiceover, quindi scrivere un copy da far leggere al protagonista del video. Tutte queste attività da prendere in considerazione, che secondo me sono molto molto importanti, in modo da dare al cliente un qualcosa di già ben fatto prima di produrre il contenuto stesso ed essere allineati. Io spesso vado a fare questi passaggi andando a creare un documento dove vado a inserire delle immagini, dei testi, delle scritte, delle reference che riescano a caratterizzare il contenuto che vado a fare ad hoc per quel cliente. Quindi vado a cercare di sposare, o almeno inizialmente dare una mia idea di contenuto, di come me lo immagino in maniera creativa io per il cliente, in modo poi da proporglielo, correggerlo eventualmente e trovare un punto di incontro, allinearsi, e di modo che poi il contenuto finale è in linea sia con la possibilità di video che posso realizzare io, sia con le esigenze che il cliente ha e che il cliente vuole ottenere per questo progetto. Questo lo dico perché non c'è cosa più brutta di sbagliare totalmente la produzione, più che la produzione è la post-produzione di un progetto e dovere rimetterlo a posto, dovere rifarlo da capo. Delle correzioni inevitabilmente possono esserci, perché la creazione di un contenuto video è spesso molto soggettiva, non sempre, però ci sono una variabile soggettiva nella creazione di un contenuto video, non ci sono delle regole scritte predefinite da seguire, e di conseguenza un contenuto video che per una persona può essere fantastico, per il tuo cliente può essere un totale disastro o comunque da modificare in gran parte, però se ci si allinea in pre con il cliente
si rischia di evitare o diminuire quantomeno le sorprese in post. È importante per fare questa tipologia di attività di pre-produzione e di analisi delle effettive esigenze di un cliente avere un grado di dettaglio molto molto profondo, secondo me, perché non basta che il tuo cliente ti dica voglio una video reels per Instagram, o voglio un video istituzionale della mia azienda, o voglio un contenuto di un minuto da mettere come post. È troppo poco, è troppo superficiale. Io voglio esattamente capire se me lo puoi dire, se no te lo creo io e tu mi dici se ti piace o meno e lo andiamo ad allineare, quello che può soddisfare le tue esigenze in termini di comunicazione e di struttura del contenuto e di messaggio e di mood e di voiceover e di copy, tutte queste caratteristiche che vanno a formare un contenuto di sound design, di color grading, quindi di color correction, se è un contenuto in bianco e nero, magari se è un contenuto a colori, un contenuto molto saturato, molto desaturato. Ci sono diverse caratteristiche da prendere in considerazione, ma che vanno, secondo me, puntualizzate quando si va a creare un contenuto per evitare di avere sorprese alla fine e soprattutto per essere più efficienti anche nella tua produzione e nella tua post-produzione, perché spesso all'inizio della mia carriera come videomaker mi capitava di creare una quantità elevatissima di contenuti, come faccio anche adesso d'altronde, ma senza avere una direzione prima, quindi contenuti anche un po' random, e poi la post-produzione diventava molto più impegnativa, molto più difficile da fare. Mentre invece se si ha una pre-produzione fatta bene, se è possibile farla, se non si parla di assoluta e totale documentazione, ma se si parla di un video che si può strutturare, si risolvono un sacco di problemi in post-produzione, sia in tempi di, appunto, di post-produzione, ma anche poi nell'output di questo progetto, quindi del contenuto finito, per fare in modo di soddisfare le esigenze del cliente. Quindi questo è tutto per il video di oggi, spero che possa esserti stato utile. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se hai qualche domanda, qualche richiesta riguardo a quanto detto poco fa, non esitare a chiederlo. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti e noi direi che ci vediamo nel prossimo video.